Un'impresa epocale, raccontare la leggenda Luciano Pavarotti con materiali forniti dalla famiglia, dagli appassionati, ma anche da chi ha lavorato con lui. Nel documentario c'è praticamente tutto: le origini contadine, il dono della voce, l'ascesa, il successo, ma anche le zone d'ombra e soprattutto la musica. La sua voce è stata un po' un dono di Dio, però poi si definisce tenore del popolo. Certamente Pavarotti, a spiegare Ron Howard, sapeva di aver ricevuto un grande dono da Dio, ma lui è riuscito a svilupparlo ed è diventato un tenore di fama mondiale. Ha rispettato, aggiunge Ron Howard, il dono che Dio gli ha dato, ha saputo usare questa opportunità, ma ha lavorato durissimo per massimizzarla, preservarla e trasformarla al meglio, con l'obiettivo di offrire tutto il suo talento al prossimo, al pubblico. The local paper headline, Luciano, come home. Una parte del documentario, in alcuni momenti emozionantissimo, ricostruisce anche il privato, il rapporto con la moglie Adua, con le figlie, ma anche quello al centro delle cronache, con Nicoletta Mantovani. Noi, aggiunge Ron Howard, le abbiamo incontrate tutte e non sapevamo quello che ci avrebbero detto, ma quello che ne viene fuori è in qualche modo un caso di studio, perdonare senza dimenticare. Quello che è accaduto è stato doloroso, ma c'è stato anche tanto amore. Con Adua, con Nicoletta, con le figlie, è la vita, è complicata, ma è così. E sono state tutte forti e coraggiose nel raccontarlo.